Fine delle elementari, inizio dell'avventura della ceramica a San Miniatello, nella fabbrica fornace di Allegranti. Io mi misero a scrivere dietro alle tazze Made in Italy. Aveva preso un colore, un nero, Made in Italy, Made in Italy. Quando poi uscivano dal forno era verde, allora non sono le mie, ma come le avevo scritte tutte io? Era la ramina, che la ramina quando si... All'inizio è nera e dopo il forno è verde. Non sono un ceramista, ceramista, sono un ceramista e si occupa di tante cose, arricchendo poi la ceramica, la persona. La persona si riconosce nell'opera, nella continuazione di me, nella cosa che faccio. Il coraggio di trasgredire. Che è il coraggio di proporre e di proporsi. La ceramica di Montelupo piace perché dà un senso di libertà come chi la fa, chi la produce. Siamo un po' tutti ribelli, un po' tutti ognuno per conto suo. In Italia c'è tutte le decorazioni di mondo e tutti l'hanno fatta, però l'Arlecchino di Montelupo di Montelupo. Che gli Arlecchini di Montelupo sono liberi come Pinocchio. Sono questi personaggi bizzarri che riescano un po' dai canoni. La scintilla si incomincio e poi per la strada ricambio 100 volte. Poi in fondo viene fuori chi gli ha da venire fuori, perché uno sono mia, io lo sa quello che ho fra le maniche. L'arte moderna è importantissima. L'arte moderna influenza tutti, perché non ci se ne accorge. La ci fa un po' prigionieri senza non ci se ne accorge e si modifica un po' il nostro atteggiamento nei confronti degli oggetti e delle opere che si faceva. Io spero che oggi si parla e i lavori durano pochissimo, io tutta la vita lo fo, ringrazio il Padre Eterno mi ha dato questa fortuna, che mi ha insegnato che si perde quasi sempre vincendo.